Oggi l'Europa vive una crisi profonda, profondissima, come l'ha vissuta in altre età della sua storia. E quindi l'università e la nostra università non può esimersi dal riflettere sulle ragioni di questa crisi e anche sulle ragioni di una possibile speranza di rigenerazione. Così ho invitato il professor Massimo Cacciari a parlare proprio della crisi dell'idea d'Europa. Il professor Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale, a parlare dei fondamenti costituzionali dell'idea europea. E poi la senatrice a vita Liliana Segre, portatrice della grande, ineludibile memoria della nostra Europa. L'Europa serve prima di tutto a difendere i nostri interessi materiali sono difendibili, conservabili soltanto su scala continentale, no? Non è pensabile che il singolo staterello possa fare politiche di sviluppo, di occupazione, di welfare come quelle che ci auguriamo tutti. Poi è capire se gli europei ritengono ancora di avere delle idee da proporre ai loro concittadini del mondo, idee che riguardano la giustizia sociale, la lotta alle disuguaglianze, idee che riguardano il diritto, la norma, un diritto internazionale che sia un vero diritto a difesa della persona, tutte idee che sono radicate nello spirito europeo, che sono l'espressione più alta della sua cultura. Abbiamo interesse a portare avanti queste idee, abbiamo interesse a contare anche per la nostra dimensione, per la proposta culturale che esprimiamo, oppure riteniamo soltanto che una potenza possa essere una potenza di ordine economico? Questo significa? Significa vedere l'interesse materiale che abbiamo per l'Europa e su questa base anche comprendere l'interesse culturale che l'Europa può avere per tutto il mondo.